Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà varie lezioni di stile, di comportamento e di, in qualche modo, rigore politico ed istituzionale ai tanti che invece su Napoli proferiscono parole, fanno ammuina. Subito dopo. Domani per il capo dello Stato sarà quindi un sabato napoletano, parafrasando una celebre canzone di Sergio Caputo. La sua è una visita inaspettata, davvero annunciata con poco preavviso, tanto che mentre vi parlo, ed è la sera di venerdì 12 di aprile, in pratica non è stata ancora limata l'agenda degli appuntamenti e quello che sarà comunque il giorno di Mattarella a Napoli. Ma perché Mattarella viene nella nostra città? Essenzialmente per due motivi. Il primo pare sia scaturito dopo quanto accaduto dinanzi alla scuola a San Giovanni a Teduccio l'altro giorno, la sparatoria davanti appunto a quella scuola, dinanzi a tanti bambini piccoli, un morto, un agguato, insomma, di camorra, finito tra l'altro con una morte e tra l'altro l'immagine di quello zainetto lasciato lì da un bimbo per paura. Secondo motivo è quello di ascoltare soprattutto i giovani della cooperativa fondata e voluta dal parroco Don Antonio Loffredo, che tra l'altro ha scritto una lettera al presidente, per ascoltare i giovani del quartiere Sanità. Lui non solo è il parroco del rione, ma è anche il direttore delle catacombe di San Gennaro, che tanto hanno fatto parlare nei mesi scorsi, con la sorta di braccio di ferro, se così vogliamo dire, tra lo Stato Vaticano e la direzione delle stesse catacombe. Cosa fanno questi 30 ragazzi del quartiere Sanità? Cercano di dare un'immagine diversa e di raccontare soprattutto una storia diversa del loro quartiere, appunto la Sanità, una zona essenzialmente di confine, anche se posta, tra l'altro, nel cuore di Napoli. Loro raccontano a migliaia e migliaia di turisti tutto l'anno questa storia, la storia del quartiere, la storia delle catacombe, la storia in qualche modo di Napoli, dei nostri antenati. Questi sono i due motivi, diciamo, veri, anche se nascosti. In realtà c'è un motivo anche ufficiale. Mattarella, infatti, di primissima mattina farà visita alla mostra su Caravaggio al Museo di Capodimonte. Una mostra che sicuramente farà parlare per i numeri dei tanti, insomma, visitatori i prossimi mesi. Ed ora alcune considerazioni. Vedete, Mattarella poteva scegliere di scendere da Capodimonte direttamente verso le catacombe di San Gennaro, perché la strada è certamente più agevole, l'ingresso è anche più facile. Invece ha scelto una cosa diversa, ha scelto di entrare nel quartiere della Sanità direttamente dal centro, perché vuole far vedere a tutto il quartiere e in qualche modo a tutta la città di Napoli che lo Stato c'è. Dopo aver visitato le catacombe ci sarà un incontro con tutti gli esponenti del terzo settore presenti nel quartiere della Sanità. Lì Mattarella stringerà tante mani, ascolterà, ma non farà discorsi. Insomma, Mattarella ascolterà noi, le nostre problematiche, le nostre paure, i nostri sogni, i nostri desideri. Ora vorrei che voi da soli faceste caso alla diversità di comportamento, ed oggi davvero non voglio fare nomi, tra Mattarella e invece altri esponenti politici, anche con incarichi istituzionali napoletani, che arrivano a dire che, per esempio, a Napoli non c'è nemmeno la camorra, non c'è un problema di legalità. Oppure, rispetto anche a esponenti politici con incarichi istituzionali a livello di governo, che fanno solo dichiarazione, fanno solo vetrina, fanno solo un gran chiasso seguiti da ciurme di giornalisti al loro seguito. Tanti bla bla. Ecco, io oggi volevo dire solo questo. E quindi volevo ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazie.
Grazie Presidente per il suo comportamento. È davvero un esempio che noi dovremmo richiedere ai tanti e tanti politici che di Napoli e con Napoli e per Napoli si riempiono soltanto la bocca. A domani.